Mamma mia l'odore. Hai visto? Qualcuna c'è, sì. Tanto questa è l'ultima cosa, è quella più forte. Guarda quanti ce ne stanno dentro la lavandina, tutte morte. Eccole là, vedi? Qui chi ci abita? No, ci abitavano. Sono andati via, come hanno visto 4-5, sono scappati. Hanno dovuto mettere questi stracci imbevuti di aceto per allontanare, perché chiaramente la propagazione c'è stata anche negli altri appartamenti e quindi sono tutti preoccupati. Già altri hanno fatto la disinfestazione a spese proprie, insomma. Abbiamo fatto. E lei dove abita? Io abito al piano di sotto. E infatti abbiamo messo pure noi tutta l'acqua, l'aceto e abbiamo messo pure le casette. Bicarbonato, le casette, abbiamo messo di tutto. Questa è una casetta? Sì, che attira le plate. Okay. E l'abbiamo trovata dal 1° agosto che succede questa storia. Siamo pure fuori ai balconi con gli stracci buttandoci l'aceto, perché non si capisce da dove vengono queste plate. Cioè, si può vivere così, perché a casa mia non sono padrona di stare tranquillamente seduta, perché ho paura che mi stanno di dietro. Io ho figlio invalido, come ha visto le plate, è scappato da casa e se n'è andato a vivere dalla zia. Mo, ringraziando Dio, abbiamo fatto la disinfettazione, però sembra che ritornano. Cioè, mo, i bozzi per terra qui, sono andata a buttare la monnezza tre volte sono cascata che i ginocchia per terra. Ci sono rotte 2 polsi e 1 piede. Questo l'ho fatto riparare io. Ho chiamato uno con l'asfalto e gliel'ho fatto mettere, perché c'era una buca enorme. Io andavo a lavorare la mattina al buio, perché non ci sono neanche le luci. Sono 30 anni che sto qua, c'è sta la merda, ci hanno proprio abbandonato. Io sto a combattere con i blatte da 4 mesi, non l'ho mai avute. Mi vedi sti garage pieni di zoccole, così sono la notte, pieni. Per giorno vanno a spasso proprio come i gattini. Disinfestazione, gel, tutto ho fatto. Qui sono 36 anni che non disinfettano le fogne. Io adesso sto a vivere a casa di mia sorella. Ma i miei figli mi vanno a scuola, quello va invalido, fa fisioterapia, ma che dobbiamo fare? Laggiù ci stanno camion bruciati, alberi segnalati da loro, guardi che stanno cascando e da un momento all'altro, se passano sotto, crollano. Questo è il degrado di Torbella Monaca. Qua ci dicono che è una zona di spaccio. Mio figlio, qualsiasi cosa che ha fatto, l'ha pagato. Io non ho precedenti penali. Io sono una donna che mi alzo alle 4 di mattina e vado a lavorare. Logicamente ho mosche, zanzare, tutto e di più dentro casa. Perché la monte ce l'aveva. Le bratte ci abbiamo fatto la disinfettazione da soli. Abbiamo pagato 400 euro tutta la palazzina a spese nostre, abbiamo cacciato 70 euro a famiglia. Che è quanto l'affitto che pagate al mese, no? Siamo andati dall'assessorato, c'è stato pure lui. Io in contatto, ci sto io a contatto con l'assessorato e mi ha detto che loro non possono intervenire per i fondi, che non hanno fondi per queste cose. Hanno solo i fondi per le scuole e basta, non hanno fondi per queste cose, per gli appartamenti, anche se fanno parte del comune. Loro e non hanno... Se il problema sussiste ci possono dare una mano però se... dopo non c'hanno i fondi per altre situazioni. Le scuole, se succede qualcosa alla scuola non possono dare alla scuola. Qui si era bruciato tutto, per 20 anni abbiamo perso acqua, all'ultimo è scoppiato di brutto. L'abbiamo riparato con i nostri soldi, da soli, però questo tubo ancora, guardi come sta. Questi, se escono gli animali, ci usciranno, io non lo so. Questi sono tubi di scarico. Io ho 95 anni, lo schifo da questo non si è mai visto. Lei ce l'aveva le blatte a casa? Non me le parli. Cioè, tutti cadenti, perché lei non dorme più.